Le spose di Gianni, un evento incredibile all'evento. Eh sì, questa è la seconda edizione che facciamo questa cosa, che è nata così, quasi per gioco. L'idea di voler ringraziare questi ragazzi che negli anni hanno avuto fiducia nel nostro lavoro, ed è un modo per testimoniare che c'è anche dell'affetto oltre al mondo business, e sono molto contento di questo. La cosa bella è che però evento sembra quasi il vento delle emozioni quando uno arriva proprio qui da te. Gianni, che ormai è veramente riconosciuto come colui che ama le spose nel vero senso della parola, ma ama veramente sia la sposa che lo sposo, quindi un incontro, affidarsi a te significa un po' comunque vivere un momento che è indimenticabile nel tempo. Guarda, anni fa mi sono fatto una domanda: quanto sarei riuscito a resistere a fare questo lavoro, perché credimi che le nostre sposine sono impegnative. E pazzesco, perché sono passati tanti anni e continuo a farlo con grande entusiasmo, e mi sono accorto maturando che il motore, la forza, la voglia di essere sempre in prima linea, di soddisfare queste ragazze, mi viene dato da queste ragazze. Loro sono meravigliose e mi rendo conto, adesso non voglio prendere le parti di nessuno, non certo quello di un babbo, ma in qualche modo per quel giorno di essere il loro supporter. Ed è un supporto importante, perché ho visto lì in quell'album tantissime frasi che ringraziano, perché è stato tutto talmente perfetto, sottolineato in ogni momento. Secondo gran galà naturalmente all'evento qui per le spose di Gianni, ma questa sposa avrà veramente per tantissimi anni, fino alle nozze d'oro, fino alle nozze di diamante, il ricordo di questo sogno che è stato dall'inizio fino alla fine di quella giornata veramente un sogno. L'altro giorno è venuta una ragazza e mi ha detto: Gianni, voglio fare il matrimonio con te. E così, con questa convinzione, ho detto: perché? E mi ha detto: perché tu mi hai fatto la prima comunione. Questa cosa, guarda, gliel'avrei fatto gratis, adesso che non mi senta, ma gliel'avrei fatto veramente gratis, perché comunque fa vedere che il tempo è passato e fa vedere che c'è stato un bel lavoro alle spalle. Sono contento di queste frasi che i ragazzi mi lasciano come dedica, come ricordo, perché serve soprattutto come passaparola a coloro, a quelle che verranno domani. Una sposa meravigliosa che sembra una bambola, tu come ti sei sentito? Io mi sono sentito strano, perché averla in casa tutti i giorni e poi vederla così bella, ancor più di quello che è, insomma, mi ha colpito un po' il cuore, mi ha colpito. E credo che anche per te sia stata la stessa cosa. Sì, sì. Senti, questo momento emozionante vissuto qui all'evento, qual è stato il momento più toccante? Il momento più toccante forse è stato il momento in cui siamo entrati in sala, perché mi sono reso conto, a mente fredda, che tutto, diciamo, il lavoro, tutto lo sforzo, ma soprattutto tutto il nostro desiderio di stare insieme, in quel punto era, diciamo, convalidato. La mente fredda, insomma, a quel punto mi sono iniziato a godere la serata, che è stata bellissima. È stata. Senti, oggi questa idea così di questo gran galà, così, che vi ha riportato a rimettere proprio questi abiti, a rivivere un po' quel momento magico? È un secondo matrimonio, diciamo. Abbiamo potuto rimettere i vestiti, esatto. Quindi. E poi soprattutto Gianni ci ha regalato, diciamo, come ha detto bene la Sara, un secondo matrimonio, un'altra serata, diciamo, un'altra serata bellissima per ricordarci la prima, e quindi anche questo non è assolutamente da sottovalutare, diciamo, perché ci ha riportato un'emozione forte, insomma, ci ha riportato a riavere un'emozione forte del nostro matrimonio. Come avete vissuto proprio questo matrimonio, intanto quando vi siete sposati? Il 30 aprile del 2016, siamo arrivati in età matura, quindi abbiamo vissuto forse anche in maniera diversa rispetto agli altri sposi che sono qui, immagino. Io credo che l'emozione quando siete arrivati qui da Gianni, visto che anche tu sei una sposa di Gianni, oltre che naturalmente anche di tuo marito, questo lo mettiamolo subito, però ci sia stato, no? Perché l'ambiente, diciamo, aiuta. Assolutamente sì, poi come dire, l'attenzione per tutti i particolari, dagli abbinamenti della tavola, colori, nulla lasciato al caso, e quindi sinceramente un'attenzione poi per gli sposi, proprio per
proprio una sensibilità nei confronti anche dei gusti degli sposi, veramente veramente unica per certi aspetti. Guarda, quest'anno, come saprai di sicuro, è l'anno per le spose, è l'anno del romanticismo, e le mie donne, Stella, Lucia, che sono il grande cuore di evento, hanno voluto dedicare tutto a queste donne, queste ragazze meravigliose, ovviamente anche gli sposini, non ho nulla contro gli sposini, ma sono talmente affezionato alle spose che le nomino forse troppo spesso. Ma insomma, queste spose, oggi il fiore è un modo di grande eleganza per ringraziarle. Valentina e Riccardo, gli sposi di Gianni, non soltanto la sposa, però naturalmente siamo un po' in un tema particolarissimo, vittoriano. Senti, come nasce un po' questa idea stupenda, bella, accattivante? Perché allora io di lavoro faccio costumi, quindi siccome l'epoca vittoriana è quella che tecnicamente è più complessa per i costumi, abbiamo deciso che volevamo sfruttare questa cosa e quindi i nostri abiti si ispirano a quell'epoca. Domanda, a te è piaciuto così inserirti in un'epoca tra l'altro anche molto bella, ma soprattutto pensando che lei costruisce anche costumi? E quindi i nostri sono fatti da lei, quindi praticamente mi sono sposato con un pezzo suo addosso, che sì, è stato, quando è entrata in chiesa, in comune, io mi sono commosso. Meno male, ma anche tu ti sei commossa forse quando hai visto che finalmente era indossato un abito da qualcuno che lo sapeva portare, ma lo portava con il cuore, a diverso degli altri. È vero, io tra l'altro ho vestito anche tutti i parenti più stretti, mia madre, quindi è stato a livello anche emotivo molto, molto coinvolgente. La cuoca di evento ci ha fatto i complimenti dicendo anche che un abito storico ti dà anche il portamento dell'epoca, quindi è stato molto carino, siamo stati molto bene. Quante spose arrivano stasera? Guarda, erano state invitate quasi 80 coppie, 80 ragazze. Non dico purtroppo, perché non è giusto dire purtroppo, anzi ne approfitto per salutarle. Ce ne sono tantissime che in questa settimana sono diventate mamme, per cui gli mando un salutone e un bacione grande grande. Altre ragazze che in questi giorni dovranno partorire, altre che per motivi di lavoro si sono spostate addirittura in altre nazioni, e qualcuna che mi ha chiamato stasera che ha letto con la febbre alta. Per cui saluto tutte queste ragazze che non ce l'hanno fatta, e comunque stasera saremo circa 70 coppie che vengono a trovarci. Sì. Sono 70 ragazze che quest'anno, l'anno scorso no, quest'anno le abbiamo, alcune abbiamo svolto il loro matrimonio qui e l'altro nell'altra location che è a Sochi, in Alto Casentino, che è la Colombaia. Sì. E quando vi siete sposati? Il 31 dicembre. Selene, scusa, com'è questa invenzione dell'ultimo dell'anno? Non sapevi come passare. Esatto, poi l'ha scelta lui. Sicuramente è stata una grande festa, cioè abbiamo passato un ultimo dell'anno tutti insieme, e è stato bello. Qual è stato il momento che forse ti sei emozionata di più? Vabbè, l'arrivo sicuramente, vedere tutti gli invitati che ci aspettavano, insomma è stato sicuramente il momento più toccante, sì, toccante, bello. No, il taglio della torta, fuochi d'artificio sotto la quercia, noi eravamo alla Colombaia, è stato indimenticabile. Allora, loro si sono sposati? Il 17 di luglio del 2016. E qui abbiamo, tu come ti chiami? Andrea. Serena. E lei? Matilde. Allora, credo che veramente qui ci siamo nel migliore dei modi, un matrimonio veramente felice. Sì, sì. Felice, colorato, sì, sì, divertente, sorridente, è stato bellissimo, almeno per noi. Questo ha detto tutto, guardateli, complimenti. C'è anche chi si diverte, chi si ridiverte naturalmente a rindossare anche questo abito, lui con la cravatta leggermente, finalmente, perché non è il giorno di cerimonia, leggermente scostata, ma sono convinta che quel giorno qui all'evento tu ti sei comunque divertita. Tantissimo, tantissimo, e anche tutte le persone si sono divertite, quindi sono contenta tanto. È stata proprio tutta una serata con ballando, divertendosi con le persone, parlando con le persone, quindi è stata tutta una bella serata. La forza della natura. Lei? Sì, assolutamente, una forza della natura incredibile, è arrivata ballando, per cui insomma è così. È stato così, si è cominciato ballando, si è finito ballando, fino alle 3:30, quindi. E questa macchina fotografica? Questa macchina fotografica serve per fare le foto di momento. Perché ancora hai voglia veramente di ricordare il momento? Perché ancora abbiamo voglia di ricordare il momento.
perché comunque è stata parte integrante del nostro matrimonio, perché c'era il photobooth con le Polaroid e comunque sì, volevamo altre foto perché quel giorno siamo riusciti a fare poco, veramente poco. Però nello stesso tempo ti abbiamo fatto tanto, abbiamo fatto tanto, ce lo siamo goduto e stava veramente bellissimo. E il biglietto l'hai scritto tu? E il biglietto l'ho scritto io, infatti eri lì a riprendermi, sì. Sotto suggerimento della moglie, perché... E quindi che cosa ci hai scritto? Abbiamo scritto che sono stati la nostra ciliegina sulla torta, perché veramente è stato un giorno fantastico e loro l'hanno reso veramente migliore, e che ci porteremo comunque per tutta la vita dentro questo giorno, ma comunque Gianni, la Monia e tutto lo staff, sono state veramente incredibili il giorno. Allora a questo punto fammi vedere come si fa a fare una foto alla tua moglie. Devo fare io la foto? Eh certo! Jacopo è cresciuto all'evento ed è naturalmente un po' come il babbo, direi quasi, un piccolo maggiordomo, ma per un motivo molto semplice, perché anche lui ama naturalmente coccolare le spose, e si coccolano come? Nel seguirle con molta attenzione momento dopo momento, è giusto Jacopo? Sono molto d'accordo, dal momento che comunque la sposa è, penso che sia uno dei giorni più belli della sua vita, e quindi ritengo che qualunque cosa sia un'emozione alla massima potenza che Gianni, quindi il vostro piccolo maggiordomo, come io che aiuto e il babbo spesso, debba aiutare le spose a contenere le emozioni nel momento, nei momenti adatti ed sprigionarle nei momenti più giusti. Scusa, ha scritto? Un poema. Ma senti, ma vuol dire che ci ha sentito con questo matrimonio? Ah, quello spero e penso di sì, dai. Senti, ma che ti ricordi di quella giornata qui all'evento? La cosa che ti è rimasta più impressa? Tutto, fin dall'ingresso, fino a quando non sono andato, perché poi a un certo punto sono anche andato, sì, che fino a quel punto lì tutto, sono magnifici. Senti, che cosa hai scritto in queste poche righe, ma sicuramente sono quelle che ti sono venute nel cuore? Un ringraziamento speciale a Gianni e a tutto il suo staff, perché sono stati fenomenali, ci hanno regalato il sogno che ci ha legato a noi due per 14 anni, quindi... Scusa Carla, ma anche tu sei una sposa di Gianni? Ebbene sì, ben 2 anni fa quasi ormai, sì. So che hai fatto uno scherzo ai tuoi ospiti con Gianni, con piacere. Sì, no, allora, senza Gianni e la Lucia sarebbe stata un'idea impossibile da realizzare, ma loro sono più pazzi di noi e quindi ce l'abbiamo fatta. Noi abbiamo fatto una sorpresa, abbiamo detto ai nostri ospiti che li invitavamo ad un concerto di un artista abbastanza famoso. Li abbiamo invitati a una serata da tappeto rosso, quindi dovevano essere belli eleganti, e dopo un po' hanno scoperto che in effetti la serata era il matrimonio nostro, e quindi c'era un'atmosfera pazzesca, loro hanno fatto un lavoro incredibile, sinceramente non sarebbe stato proprio nemmeno immaginabile senza di loro. Diciamo così, all'evento si può. All'evento si può tutto, è incredibile, tutto. Con un marito che però è compiacente, perché altrimenti... No, certo, lui era d'accordissimo, anche abbiamo scoperto insomma che siamo tutti un po' pazzi, belli creativi, insomma, lui si è divertito quanto me a farlo, insomma. Ma è stato lui a fare tutto. È lui! Grandi partner, dobbiamo dire, certo. Perché sposarsi all'evento significa avere veramente chiavi in mano una giornata. Nella misura in cui vogliono ovviamente gli sposi, nella misura in cui chiedono gli sposi, e per quanto noi con gli anni possiamo dare un consiglio, dalla fotografa piuttosto che musicista piuttosto che, cerchiamo di aiutarli a raccogliere i migliori professionisti, o meglio i migliori professionisti adatti alla loro personalità. Perché ti chiamano il maggiordomo? Questo è un bellissimo soprannome. Web. È vero. Questo è un bellissimo soprannome che mi è stato dato da una ragazza indiana al quale ho fatto il matrimonio, e mi ha detto: sai, in Inghilterra sono tantissime le figure dei maggiordomi e sono sempre più importanti, e con te, lavorare con te è stato come lavorare, avere un maggiordomo che ti protegge, che ti fa tutto. E da lì è nato il maggiordomo. Le spose di Gianni.